Tanta paura, ma per fortuna solo qualche graffio per un automobilista di 92 anni di Recuaro Terme, uscito di strada stamattina intorno alle 10:30 nei pressi di Contrada Floriani con la sua auto a finire con le ruote all'aria. Danni al muso del veicolo, l'unico coinvolto nell'episodio. L'anziano stava percorrendo la provinciale 246 in salita quando all'altezza di un tornante sulla sinistra ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, rischiando fortemente il capovolgimento dopo aver stretto troppo la manovra in curva in fase d'uscita. Il 92enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Vista la posizione complicata e pericolosa in cui l'automobile si era arrestata in pendenza, i pompieri hanno dovuto operare per rimettere il mezzo a ruote a terra. Non ci sarebbero state avvisaglie di malore nella dinamica della fuoriuscita di strada. All'altezza del tornante, teatro dell'episodio, è giunta anche una pattuglia di polizia locale per i rilievi sull'incidente e il soccorso stradale che si è occupato della rimozione del veicolo in panne.